Buonasera, benvenuti a Far West. Questo programma, un programma di inchieste, ci impone di capire se ci sono nuovi elementi. Tutti lo conoscono come Zio Michele, il suo nome è Michele Misseri. Chi è Azzuzio Marzucchi? Parleremo della misteriosa morte di un commercialista dei VIP. Sono loro, i familiari delle vittime, a meritare il massimo rispetto. Cosa ne sarà dell'azienda che più di ogni altra ha segnato la storia del nostro paese? Eccoci, Salvo Sottile qui nello buongiorno, studio di Storia Italiana. Buongiorno, grazie dell'invito, sono sempre felicissimo di venire qui da te. Grazie. Si riparte stasera. Si riparte, si riparte con questo programma che è un programma di inchieste, di approfondimento, che ci ha dato tante soddisfazioni nella prima stagione, che ci vuole dare un punto di vista diverso sulle cose. Noi cerchiamo di fare dei racconti di tipo immersivo per cercare di dare un punto di vista diverso e anche per dare voce a chi non ce l'ha. È un programma che si svolge su 2 ore e mezzo e che tratta tante storie, dalla cronaca nera al sociale e con tanti spunti di riflessione. Ecco, fra l'altro questa mattina daremo qualche piccola anticipazione di quello che accadrà questa sera. Una grande sfida che è stata per te, no? In questa prima edizione, adesso la seconda che riparte questa sera, una sfida assolutamente vinta. Una sfida vinta, non lo so, ma sicuramente è un'esperienza felice dopo tanti anni in cui ho fatto tante cose, ho cambiato tanti registri, tu lo sai, sono passato anche dall'intrattenimento, ma avevo l'esigenza di tornare a raccontare delle storie, a tornare, come dire, al mio DNA primario, che è quello di fare il cronista, di fare il giornalista, di fare comunque qualcosa che potesse servire alla gente anche per avere un punto di vista diverso e per riflettere. E Far West in questo è il programma perfetto, è un vestito perfetto. Allora, vediamo che cosa, qualche anticipazione di quello che tratterete questa sera. Partiamo da questo filmato. Siamo in una nota città universitaria a visitare un importante ateneo internazionale con strumentazioni all'avanguardia e aule che pullulano di studenti provenienti da tutto il mondo. Sembra uno scherzo, eppure qualcuno ci ha creduto davvero. Per noi era tutto reale. Medici e infermieri anche a noi facevano lezioni di un certo livello. Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di una messa in scena clamorosa ideata da questa persona. Good morning, good day everyone. My name is Salvatore Messina. E delle migliaia di studenti in tutta Italia che sono cascati nel tranello. Si stima un giro d'affari attorno ai 40 milioni di euro. È una storia incredibile. Lanciate una bomba stasera praticamente. È una storia incredibile, sì, perché abbiamo unito questi strani puntini che vanno dalla Bosnia a Palermo e abbiamo scoperto un giro di lauree fasulle. Tu pensa, Eleonora, quanti ragazzi si sono laureati, hanno speso 27.000 euro a testa per potersi laureare, poi nel momento in cui hanno provato a esercitare la loro professione, infermieri, medici, hanno scoperto che la laurea era finta, e con questo faccendiere che si proclamava rettore, che è scappato con la cassa, è una truffa da 40 milioni di euro, racconteremo questa storia e vi faremo vedere delle cose veramente incredibili. Veramente, c'è da seguire. Tutto questo enorme scandalo che è incredibile, perché poi ha truffato un sacco di ragazzi. Di che numeri si parla? Si parla di 40 milioni di euro di truffa in generale e di 2.000 persone coinvolte. Mamma mia, tantissimi incredibile, ragazzi. Incredibile.
Allora, questa sera tornerei a parlare anche di stalking, sì. Una storia, ritornerai su una storia che avevi già trattato nella prima edizione. Guardiamo. Io non l'ho denunciato perché ho pensato prima o poi smetterà. Invece la domenica mattina mi ha bruciato la macchina. Appiccò il fuoco alla 500 della donna che diceva di amare solo perché lei, agente di polizia locale, non voleva più saperne della loro storia. È un testimone che ha guardato da... Sì. E ha visto questo uomo che scappava via. Aveva una Mercedes e lui ha una Mercedes. E gli ha dato un po' la descrizione. Era quella. E io infatti quando ho sentito questa cosa mi sono girata verso i carabinieri e ho detto è lui. Che hai deciso di fare dopo l'episodio della macchina? Beh, a quel punto la prima cosa che mi hanno detto i carabinieri devi denunciare, perché questo è stalking. Sembrerebbe che appunto è recidivo. L'ha fatto anche con l'ex moglie. Due precedenti condanne, di cui lesioni anche lievi, perché ha picchiato la mamma della sua ex moglie. Cioè, l'aveva già fatto. L'aveva già fatto con la ex moglie e la cosa incredibile di questa storia è che questa ragazza che fa la vigilessa aveva avuto una relazione con il comandante dei Vigili Urbani e questo, secondo la sua accusa, non rassegnato alla fine della loro storia, le avrebbe bruciato la macchina. Mm-hmm. Ora, la cosa incredibile di questa storia è che il comandante dei Vigili Urbani di questo posto va in giro con il braccialetto elettronico. E tu dici, ma com'è possibile che un comandante dei Vigili Urbani eserciti la sua professione, il suo lavoro con un braccialetto elettronico? Quantomeno c'è un problema etico. E allora stasera proveremo a tornare da lui e a sentire le sue ragioni, ci siamo andati, e vi faremo vedere anche la sua testimonianza. Intanto abbiamo preparato un altro pezzettino di questa testimonianza, di questa storia incredibile che tu hai raccontato, anzi fai bene a trattare questi temi. Assolutamente. Sono tematiche veramente oggi purtroppo che hanno bisogno di tanta informazione. Tematiche che tu conosci bene. Tra sensibilizzazione, guardate. Anche se al braccialetto non sto tranquilla. Che cosa vuole ancora da te secondo te? Vendetta. È mai stato sospeso dal suo servizio? No, lui tuttora lavora. Credo che gli abbiano tolto il porto d'armi. Però ancora continua a fare il comandante. Ho avuto chiamate dal sindaco di giù, dove mi chiedeva di rimettere la denuncia. Bisogna risolvere in maniera pacifica e dire allora le forze dell'ordine dove è denunciato, quando prima a questo punto si hanno inviato un procedimento, di dire che sta storia è finita pacificamente, però dobbiamo chiudere questa situazione. Sindaco, salve, sono Giulia Torlone, la giornalista. C'è stato riferito di una sua telefonata a Dalma in cui le ha detto di ritirare la denuncia. Comunque è una denuncia. No, è una denuncia. Non ho detto, la signora Migliorati ha lavorato verso il mio ente. Ho detto, ma tra persone per bene, non potete cercare di trovare una soluzione e fate finire questa storia? Sindaco, però tra persone per bene c'è comunque una denuncia di stalking che non è la prima che prende il comandante e soprattutto c'è comunque l'accusa di aver incendiato una macchina, un'auto sotto casa di Dalma. Le forze dell'ordine non lo possiamo fare né io né lei, non me ne ho preso le parti di nessuno. Insomma, ritirare la denuncia è già prendere una parte, abbia pazienza. La pensi così. Comunque, buona serata. Arrivederci, grazie. Lascio commentare ai telespettatori. Io, ti giuro, Salvo, sono senza parole. Eh sì. Senza parole, che addirittura ancora si ragioni così. Mettiamoci d'accordo no? E chiudiamo tutto. Cioè, anche lì, è normale che il sindaco di un paese, diciamo, c'è il comandante dei Giurmani, il sindaco del paese, invece di prendere un provvedimento verso il comandante dei Vigili Urbani accusato di stalking, quindi almeno per prudenza, chiama la vittima e le dice ritiriamo la denuncia. Mi sembra un paese incredibile questo. E proprio la nostra giornalista è andata dal sindaco per dirgli ma com'è possibile tutto questo? Perché secondo te ancora oggi, dopo tutto quello che è successo, movimenti di piazza, poi lo sai da quello che è successo anche dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, perché secondo te ancora qualcuno si permette di chiamare e dire dai che sistemiamo tutto, dai che tanto no, ci mettiamo d'accordo, finiamola qua? Perché c'è la convinzione che anche quel tipo di reati che sono gravissimi
alla fine si possano derubricare come piccoli screzi tra persone che magari hanno avuto una relazione. Lo stesso sindaco dice: vabbè, ma vi siete amati, avete litigato, risolvete. Invece di mezzo c'è l'incendio di una macchina, ci sono dei reati gravissimi e soprattutto ci dovrebbe essere prudenza e attenzione da parte di tutti, a cominciare dal sindaco. Ecco, ho un'altra storia sulla quale ritornerete, è un video intimo all'insaputo dell'ex fidanzata che è stato inviato agli amici e conoscenti. Lui è un ex attaccante del Torino. Guardate. Ciao Demba, posso farti una domanda? Senti, perché hai girato dei video intimi senza il consenso delle tue ex ragazze? Perché li hai diffusi nelle chat? Lo sai, secondo le carte della procura questi video sarebbero girati. Io ho parlato anche con Ilaria, ho letto nelle chat che la minacciavi, che le avresti fatto del male se avesse diffuso queste informazioni su di voi. Lo sai che il revenge porn è un reato molto grave? Non hai niente da dire? Ci sono delle ragazze che... Come zero? Ci sono delle ragazze che sono preoccupatissime per questi video che tu hai. È vero che li hai fatti girare anche nelle chat della tua squadra? Ma è una cosa importante, io ho parlato con tante ragazze, perché dovremmo lasciarlo stare? Questa è un'altra cosa incredibile, lo stalking, no? Un ex attaccante del Torino che ricatta due ragazze con cui è stato, manda i video a tutta la squadra e non succede niente, no? Lo stesso Torino, adesso non è più, Dembasek non è più al Torino, ma lo stesso Torino non ha mai preso le distanze da tutto questo e queste due ragazze, grazie al racconto che hanno fatto a Far West, sono riuscite a denunciare Dembasek alla magistratura. Tu pensa la vergogna di queste due ragazze che si sono viste i loro video intimi girare dappertutto sulle chat di tutta la squadra. Poi non dobbiamo dimenticare che il revenge porn comunque è un reato. Assolutamente. E non è successo nulla? E non è successo nulla. Non è successo nulla perché... è successo che il magistrato che doveva indagare Dembasek è stato indagato a sua volta perché aveva insabbiato tutto. Sono paradossi italiani questi? Sono paradossi italiani. Il magistrato è stato accusato di avere risolto la questione, addirittura di avere cancellato i video dal cellulare di Dembasek per tenerlo in protezione. Però sono dei paradossi italiani, perché chi dovrebbe vigilare, come nella storia della vigilessa, chi dovrebbe mettere un punto non lo fa. Quindi alla fine queste persone si ritrovano soli e quelle che pagano sono sempre le vittime, se ci pensi. Qual è la storia che ti ha colpito di più tra le tante inchieste? Perché poi questo programma da una parte racconta le storie, però c'è la dimensione dell'inchiesta molto forte, no? Sì, sì, c'è una dimensione, c'è il passo dell'inchiesta. Una delle inchieste che mi ha colpito e di cui parleremo anche stasera, se avrete la bontà di guardarci dalle 21:20 su Rai 3, è questo grande scandalo del super bonus, cioè tutti questi soldi che sono i soldi nostri, che sono finiti in condomini che sono rimasti con le impalcature. È diventata una vacca da mungere questa storia e il totale, secondo quello che ha detto il ministro Giorgetti, di tutti questi soldi spesi inutilmente con truffe che racconteremo questa sera, arriva a 220 miliardi, 6 volte in più la previsione di spesa. Tu pensa a 220 miliardi di euro dei nostri soldi buttati in cose che non hanno visto la luce. Ancora ci sono interi condomini con le impalcature e persone, inquilini, indagati a loro volta per truffa, perché magari hanno dato l'ok a un'impresa a fare i lavori, impresa che si è presa i soldi ed è sparita, tra l'altro. San Po, per cui vi occuperete anche ci occuperemo bonus, anche del super bonus. Sì. Ecco, poi avete parlato anche di questi farmaci. Sì. Per il diabete, se sì. Ne sta parlando tantissimo, tantissimo, perché poi quelli che hanno bisogno, poi vanno in farmacia, vanno a comprare questi farmaci per il diabete, non li trovano più, quelli che hanno il diabete, non li trovano più perché magari sono questi farmaci sono serviti a quelli che vogliono fare la dieta. Esatto. Guardate. Questa non è affatto un'iniezione magica per dimagrire, ma fa parte di una categoria di farmaci che contengono semaglutide e liraglutide,
dei principi attivi che servono ad abbassare il livello di zucchero nel sangue. E che proprio per questo sono fondamentali per la cura del diabete. Ma uno dei suoi effetti più evidenti è che dà un immediato senso di sazietà. Per questo anche le persone senza nessuna patologia hanno iniziato ad assumerlo. Per capire se davvero si possono ottenere gli antidiabetici così facilmente, abbiamo fatto un giro per diversi studi medici, dicendo di voler dimagrire qualche chilo. Si può fare un trial con l'insulina sensibilizzante? Alla fine non ho mai avuto problemi diabetici né di obesità. Quindi secondo lei dovrei da adesso prenderlo questo farmaco? Certo, ma bisogna continuare la vita. Il problema poi di questi farmaci è che per chi vuole dimagrire e li prende per tot tempo, poi quando non li prende più ritorna come era prima. Il problema però è che c'è il mercato così saturo e non si riesce poi a trovare lo stesso farmaco invece per chi è malato davvero, perché è diabetico, perché ci sono dei medici, lo abbiamo documentato nella vostra inchiesta, che lo prescrivono anche se non c'è bisogno, e quel farmaco che magari può servire a delle persone per stare meglio, per abbassare i livelli di glicemia, diventa un farmaco che si usa per dimagrire ma è un palliativo, perché poi se non fai una dieta, non fai esercizio fisico, poi riprendi i chili. È un tipo di farmaco per ricchi, perché poi costa tanto comprarlo, no? Sì, quanti più o meno soldi costa? 300 euro, 250 euro. Quindi, insomma, se lo possono permettere in pochi, pochissimi, e poi però le persone che ne hanno bisogno devono rinunciare. Quindi non è facile. Molto, molto interessante. Complimenti. Allora, grazie. Tutto pronto per questa sera? Tutto pronto per questa sera, 21:20 su Rai 3, tra gli ospiti anche Eleonora Daniele, quindi mi raccomando, seguiteci su Rai 3 questa sera. Siamo molto felici di averti ospite. Sì, assolutamente. Così parleremo, racconteremo un po' delle...